pomeriggio, grazie. Arduo compito di tenervi svegli dopo il pranzo, grazie. E soprattutto arduo compito di parlare dopo i bravissimi relatori che abbiamo avuto questa mattina. La relazione che mi è stata assegnata è quella di parlarvi, di spiegarvi come funzionano i farmaci nel dolore. Argomento difficilissimo e per fortuna il professor Torte è andato via, se no mi ammazzava. Ovviamente dobbiamo ritornare sul dolore. È il dolore che è il sintomo cardine caratteristico di questa malattia. Cito pedissequamente il manuale del paziente fibromialgico, in cui il trattamento della fibromialgia è una sfida. Una sfida perché ancora non abbiamo capito bene com'è questa malattia, da dove arriva. È una sfida perché i farmaci che abbiamo a disposizione ancora non funzionano, funzionano poco. La terapia deve essere sempre individualizzata e cambiare nel tempo, perché il paziente si evolve così. Voi vi evolvete, anche noi dovremmo evolvere la nostra terapia. E non esistono linee guida che vanno bene per tutti. La sensibilità del medico fa tanto, la sensibilità nel dare il giusto mix al paziente, e anche fa tanto che ciascun paziente capisca come autogestire la propria malattia e la propria terapia, perché questo è l'unico modo per ottimizzare al meglio quello che abbiamo. Ovviamente abbiamo già parlato questa mattina più volte dell'approccio multidisciplinare, ma il mio compito è quello di parlare della terapia farmacologica. Vorrei sottolineare a tutti che noi non siamo felicissimi, non sprezziamo di gioia di darvi farmaci, non ci alziamo la mattina che vogliamo darvi farmaci, però cerchiamo di aiutarvi, e questo è quanto. In questa tabella sono riassunti molti dei farmaci che vengono usati nella terapia della fibromialgia. Come vedete sono tantissimi, e nessuno di questi è specifico, nessuno ha scritto antifibromialgia, perché questi sono tutti farmaci che sono stati riadattati ad altre patologie. E soprattutto, cosa ancora più complicata, quasi tutti i pazienti fibromialgici fanno multiterapie, 2, 3, 4 farmaci contemporaneamente, per sopperire a tutti i sintomi che la patologia dà. La mia relazione diceva spiegare la terapia del dolore, come funziona, però io non voglio parlarvi dei farmaci di per sé, cosa fanno. Io vorrei rispondere alle domande che spesso voi mi fate in ambulatorio. Allora, come va di moda in questo periodo, ho fatto le domande più frequenti che ricevo in ambulatorio. E ne ho riassunte queste 5, spero di soddisfare quasi tutte le vostre curiosità. La prima è: perché mi prescrive un farmaco antidepressivo ma io non sono depresso? La seconda è: perché mi dà l'antiepilettico se io vengo da lei perché ho i dolori? La terza è: perché i farmaci antidolorifici normali non mi tolgono i dolori? La quarta: dottore, ho bisogno di dormire, guardi, mi deve dare qualcosa di forte questa volta. E l'ultima è: dottore, che novità ci sono? Ovviamente devo riprendere il discorso che faceva questa mattina il dottor Cassisi per cercare di spiegarvi nel modo più semplice possibile. Lo stimolo del dolore nasce naturalmente dalla periferia. Qui c'è la pelle, ma ovviamente può essere il cuore, la pancia, il torace, gli arti. Questo stimolo arriva al midollo e poi sale su al cervello, passando da questi centri di processazione del dolore, fino a diventare poi il dolore cosciente. Proprio in questi centri di processazione del dolore ci sono delle vie, quelle che chiamiamo di facilitazione del dolore, che aumentano il dolore, e delle vie invece di inibizione, che lo diminuiscono. E nella sindrome fibromialgica il problema è proprio in questi centri di processazione. Come diceva questa mattina il dottor Casale, il sistema non è accordato, e quindi questo è il risultato, è l'aumento del dolore. Allora torniamo alla prima domanda: perché mi dà un farmaco antidepressivo e io non sono depresso? I farmaci antidepressivi, in particolare i triciclici e gli inibitori della ricaptazione serotoninergica e noradrenergica, scusate le parolacce, ma queste sono,
fanno altro che stimolare queste vie discendenti che inibiscono il dolore in questa sede. E quindi quello che abbiamo, il risultato, è che torna meno segnale dolore verso il cervello. Ci sono tanti lavori che hanno studiato questi farmaci. Quelli che i farmaci che hanno maggiore evidenza di efficacia sono l'amitriptilina, cicobenzaprina, duloxetina, venlafaxina e milnacipram. Un po' meno evidenza, non che sono meno efficaci, un po' meno evidenza per i lavori che sono stati pubblicati: citalopram, escitalopram, paroxetina, fluoxetina. Importante, l'FDA americana, che è l'unico ente che ha approvato dei farmaci specifici per la fibromialgia, ha approvato la duloxetina dal 2008 e il milnacipran dal 2008, che purtroppo però ancora non è in commercio da noi. Ho visto in sala qualcuno che ha partecipato alla sperimentazione con beneficio, solo che purtroppo non è mai arrivato in commercio in Italia. Seconda domanda: perché mi prescrive l'antiepilettico? Io sono venuto da lei perché ho i dolori. Perché l'antiepilettico è capace di ridurre le vie di facilitazione. Quindi, come risultato netto, riduciamo le vie che aumentano il dolore. E in questo modo il dolore diminuisce. Elevata evidenza di efficacia ce l'ha il pregabalin e il gabapentin. L'unico approvato dall'FDA americana è il pregabalin. E sempre in sala ci sono tanti pazienti che hanno partecipato recentemente alla sperimentazione. Terza domanda: perché i farmaci antidolorifici non mi tolgono il dolore? I farmaci oppioidergici, quindi, non arrivano in questi centri, nel centro di controllo del dolore, e trovano i recettori tutti sovrasaturati, perché già ci sono degli oppioidi che vengono prodotti dal nostro corpo che stanno cercando di compensare il dolore che si sente, e quindi non riescono ad attaccarsi ai centri, e per questo motivo non riescono a esaurire la loro funzione di riduzione del dolore. Vedete, ho fatto questa animazione, che proprio scappano via, non riescono ad agganciarsi nei loro recettori specifici. Mentre invece un altro farmaco opioide, che è il tramadolo, anche lui non riesce ad attaccarsi ai recettori opioidergici, ma riesce a stimolare la via della noradrenalina serotonina, quindi un pochino, in qualche modo, riesce a ridurre il dolore. Mentre invece gli antinfiammatori classici e il paracetamolo non sono capaci di raggiungere questi centri, non riescono ad arrivare qui. Ma quello che riescono a fare, per questo qualche volta vi può essere utile un antinfiammatorio o il semplice paracetamolo, è quello di bloccare quelli che vengono chiamati generatori di dolore periferico, un trauma, l'artrosi, che stanno alla periferia. In questo modo riduciamo gli stimoli che arrivano, dolorifici, che arrivano al cervello. Quarta domanda: ho bisogno di dormire, mi prescrive qualcosa di forte. Ovviamente i farmaci per indurre il sonno sono quelli classici, sono le benzodiazepine, che hanno anche un effetto sedativo, riducono l'ansia e rilassano la muscolatura. E a noi sono utili perché provano a spezzare questo circolo vizioso del sonno non ristoratore, non si sente riposato, e il dolore. Il dolore ci sveglia la notte, il sonno non ristoratore ci dà dolore. Ma le benzodiazepine hanno anche questa capacità di attivare queste vie GABAergiche, di cui ha parlato prima il professor Torta, che sono anche loro inibitorie, quindi poco, ma riescono leggermente a ridurre anche il dolore. Il principe di questa inibizione facilitazione delle vie GABAergiche sarebbe il sodio oxibato, che è un farmaco che è analogo a una sostanza che noi abbiamo nel corpo, che attiva perfettamente questa via. Noi abbiamo fatto la sperimentazione, funzionava, però ancora non è in commercio. Ultima domanda: dottore, che novità ci sono per combattere la fibromialgia? In letteratura sono presenti tanti lavori, ci sono nuove proposte. Io ho selezionato due molecole che sembrano promettenti.
Una, questa è già in commercio, è un analgesico pioidergico che, come vi ho spiegato prima, scappa via dai recettori degli oppioidi, ma è capace anche di attivare le vie della noradrenalina, quindi sembra che possa avere in qualche modo un effetto di inibizione su questa via del dolore. E questo farmaco, che si chiama eperisone, è un miorilassante, ma che ha un'azione, sembra essere capace di inibire lo stimolo dolorifico a questo livello, a livello del midollo spinale. È già in uso per i dolori acuti e per il dolore lombare cronico e sta per partire una sperimentazione per la sindrome fibromialgica a cui noi prenderemo parte. Quindi, in conclusione, vorrei ripassare un paio di concetti. Sintomo cardine è il dolore. Il dolore viene dalla sensibilizzazione centrale, quindi dal difetto di quei centri regolatori. L'approccio per trattare questi dolori deve essere multidisciplinare e individualizzato. Ciascun paziente deve imparare a gestire la sua malattia e la sua terapia, ovviamente aiutata da noi medici, come diceva oggi il dottor Casale, gli aiutiamo a dirigere l'orchestra, no, l'allenatore, diceva il dottor Casale, che siamo gli allenatori, e a causa delle conoscenze limitate oggi non abbiamo né dei farmaci specifici né abbiamo degli standard terapeutici specifici. Utilizziamo terapie che erano nate per altre condizioni e sono necessari ulteriori studi e nuove molecole, ovviamente. E con questo ne approfitto per ringraziare tutti i pazienti che hanno aderito ai nostri protocolli di sperimentazione, perché cercano di aiutare loro, ma soprattutto aiutano tutti voi a far andare avanti la ricerca fino a trovare magari qualcosa di veramente utile e valido. Grazie dell'attenzione.